Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Qualche mese fa avevo registrato un vlog all'interno del quale avevo fatto un svuoto alla spesa, il che significa che avevo svuotato la spesa, nel senso che vi avevo fatto vedere tutto ciò che avevamo comprato al supermercato. Io amo tantissimo parlare di alimentazione, scambiare informazioni a riguardo, piuttosto che dal punto di vista degli esercizi fisici, e credo che parlare di queste cose sia anche molto motivazionale. E voi con i vostri commenti mi date la prova di questo mio pensiero. Quindi avevo detto all'interno di quel video se vi avrebbe fatto piacere vedere in altri video, in altre occasioni, che cosa appunto avessimo comprato al supermercato. E quindi niente, ho voluto riprovare a portarvi questo contenuto, questo genere di contenuto sul canale. Quindi, come penso abbiate capito, oggi vi farò vedere la nostra spesa, però la situazione, il contesto è molto diverso rispetto all'altra volta, perché siccome siamo in un periodo di difficoltà, tutti noi abbiamo dovuto ridurre le uscite, in sostanza abbiamo ordinato la spesa che ci porteranno a casa, una cosa che non avevamo mai fatto. Il nostro fruttivendolo di fiducia, tra l'altro, ha già iniziato a fare questa cosa, nel senso che ti porta la frutta, la verdura a casa, anche perché il fruttivendolo in cui andiamo noi non è del nostro paese, ma di un paese vicino, quindi mia mamma, anche volendo con l'autocertificazione, non sarebbe potuta andare a prendere la frutta e la verdura dal fruttivendolo. Però siccome hanno fatto questa cosa che te la portano loro a casa, stiamo continuando a prenderla da loro. In sostanza oggi c'è il giorno perfetto in cui viene sia il fruttivendolo che il supermercato. Il servizio che ti porta la spesa a casa sinceramente non l'avevamo mai provato. A parte il contesto, che è sicuramente diverso rispetto all'altra volta, un'altra cosa che è diversa è che adesso io sto seguendo una dieta quasi vegetariana. L'ho già raccontato in una serie di video che ho eliminato la carne dalla mia dieta. Sapete che lo faccio per motivi di etica, motivi ambientali, motivi di salute, però non vi ho mai detto molto altro, insomma. Se mi seguite su Instagram, l'altro giorno mi è stata fatta una domanda in cui mi si chiedeva se fossi ancora pescetariana, perché io mi ero definita tale in quanto è l'aggettivo che viene data alla gente che mangia solo il pesce, che quindi ha eliminato la carne. Io ho risposto dicendo che sì, lo ero ancora. Cioè lo sono ancora, sto continuando a non mangiare carne per i motivi che vi ho appena detto, quindi etica, ambiente e salute, e in questo periodo sto cercando di eliminare anche il pesce. Questo perché ho fatto un ragionamento: l'unico mio punto debole sarebbe, rimarrebbe il sushi. Il problema è che in questo periodo chiaramente non posso mangiarmi il sushi. Credo che sia un mese e 10 giorni che io non mangio sushi. Quindi, siccome questa situazione di quarantena purtroppo si prolungherà, ho pensato perché non provare ad eliminare anche il pesce, perché non potendo mangiare il sushi, che come detto sarebbe il mio unico punto debole, è il mio unico punto debole in realtà da questo punto di vista. E quindi ho pensato, siccome non lo mangio da tipo un mese e mezzo e non lo potrò mangiare per altrettanto almeno, ho detto, beh, potrei provare ad eliminarlo. Tutto questo per dirvi che oltre ad aver eliminato la carne a inizio di gennaio, a metà gennaio circa, quindi sono già 3 mesi che non mangio carne, proverò anche ad eliminare il pesce. Molto spesso mi chiedete come faccio a recuperare le proteine che non assumo siccome non mangio carne. La risposta è che non è che sono fissata con quante proteine assumo al giorno, alla settimana. Semplicemente sto controllando i miei valori tramite semplicissimi esami del sangue. Sono già andata di recente, dopo tipo un mese e mezzo, due, che non mangiavo più carne, e i valori sono tutti a posto, e quindi continuerò a tenermi controllata da questo punto di vista. Io arrivo da una situazione in cui la carne non era mai stata il mio alimento preferito, nel senso che la mangiavo una o due volte a settimana, ma proprio controvoglia, perché non mi piace tanto. E questo è sicuramente stato un punto a mio favore nel momento in cui ho scelto di eliminarla. Di conseguenza il mio fisico è sempre stato abituato a non assumere tanta carne, e quindi nel momento in cui l'ho eliminata in realtà non è cambiato tantissimo. All'interno della mia famiglia, mia sorella è stata la prima, proprio all'inizio di gennaio, a smettere di mangiare la carne, io dopo 15 giorni, ovviamente non per seguire la massa, assolutamente. Poi ci hanno seguiti anche i miei genitori, però devo dire che loro hanno fatto qualche sgarro, poche volte in realtà, però ci sono stati degli sgarri. Mia mamma non si dichiara pescetariana né niente, perché tutti loro stanno continuando a mangiare il pesce in realtà, l'unica che vuole provare ad eliminarlo sono io. Però mia mamma ogni tanto mangia ancora la carne, perché
ha dei valori un po' sballati. Va bene tutti i motivi per cui vorrebbe smettere di mangiare la carne, ma bisogna anche pensare molto alla salute. Ha ridotto sicuramente tantissimo le quantità, perché anche per rispetto nei nostri confronti non la mangia mai davanti a noi, anche se in realtà non mi crea molto fastidio. E infatti molto spesso esco con i miei amici a mangiare, loro mangiano la carne, loro sanno che non la mangio, quindi non ci sono problemi. Però appunto ha ridotto la quantità, ma non la può eliminare del tutto, che ha bisogno di assumere un po' di proteine per sistemare un po' i valori che si erano leggermente sballati. Ok, quindi questo è quanto. Se avete altre curiosità sono felicissima di rispondervi. Per adesso non ho altro da dirvi, ci vediamo dopo quando suoneranno il campanello il fruttivendolo del supermercato, spero presto. Adesso sono un attimo in giardino a prendere un po' di sole, cioè non prendere il sole, a prendere un po' di calore, e ho appena finito di pranzare. Oggi ho pranzato con delle specie di bruschette, boh, mia mamma mi ha fatto questa cosa con il pane, la mozzarella e i pomodori, perché mia sorella hanno mangiato la piadina col tonno, però io, come detto, sto cercando di eliminare anche il pesce, e quindi niente, io ho fatto questa versione. Tra l'altro, prima dimenticavo di specificare la modalità con la quale cercherò di togliere il pesce. Inizierò mangiandolo 2 volte a settimana, quindi eliminando sicuramente tutto il tonno in scatola, così evito di mangiare porcherie, e che sicuramente è meglio mangiarsi un pezzo di pesce fresco, per poi arrivare a 1 volta a settimana e poi a 0, in modo che il mio fisico non subisca troppo questo sbalzo, e in modo che nel frattempo io possa abituarmi alla cosa e cercare anche delle ricette, delle opzioni vegetariane, perché non voglio fare le cose di fretta tanto per farle se poi magari sto male, eccetera, anche perché è un periodo critico, quindi vorrei evitare di frequentare gli ospedali perché sono svenuta, ho avuto un calo di pressione, cose del genere. Quindi niente, questo è il piano: 2 volte a settimana, 1, 0. E niente, spero di farcela, però per adesso continuerò a mangiarlo un po' per evitare di stare male. E così, appunto, come detto, sia io che il mio fisico ci potremo abituare alla cosa. Ragazzi, sono arrivati insieme sia al supermercato che al fruttivendolo, quindi adesso vi faccio vedere tutto quanto. Sembrava che si fossero messi d'accordo perché non avevamo ancora pagato uno ed è arrivato l'altro. In realtà sono ancora lì fuori, però io penso a parlare. Ok, quindi eccoci qua con la spesa. Con la premessa, in realtà in questi giorni mia mamma è comunque uscita per andare a fare la spesa, infatti anche stamattina si era dimenticata di dire delle cose al ragazzo del supermercato, quindi è dovuto uscire per prendere le ultime cose, per prendere il pane. Però adesso che abbiamo provato questa modalità e funziona tranquillamente senza problemi, continueremo a prendere tutto quello che si può prendere appunto da questi ragazzi che ce la portano a casa, da casa. Quindi oggi vedrete un po' meno roba, però vabbè, abbiamo altro cibo in casa, siamo pieni in realtà di cose. Allora, intanto ci sono 2 confezioni di tonno, che sapete che io non mangio più. Poi c'è la panna, il burro, questo è formaggio, il parmigiano, il galbanino, che io amo alla follia. Il latte ce ne sono 2 normali e 1 di soia, perché mia mamma è intollerante al latte. Mi hanno detto di fare una prova per un paio di mesi e di eliminare il lattosio per vedere appunto come reagisce il suo corpo. È da un po' in realtà che non lo assume, ma non è una cosa definitiva. Poi vabbè, cose per lavare, quindi questa è la candeggina, questo è il coccolino che è quello per fare la lavatrice, la Fanta, poi ci sono le cose del fruttivendolo, quindi abbiamo una melanzana, le zucchine, le fragole, sono bellissime, e infine i pomodori. Poi vabbè, abbiamo preso anche un po' di acqua e il pesce, i bastoncini. Ah, ma c'è l'altra roba. In realtà non mi era stato detto, ma c'erano altri 1000 sacchetti di frutta e verdura. Ok, abbiamo messo tutto a posto, ribadisco, non sapevo ci fossero altri 3 sacchetti del fruttivendolo. Queste sono tutte cose per mia nonna, perché ovviamente non la stiamo facendo uscire, e quindi niente, queste cose le portiamo ai miei nonni, in modo che abbiano il cibo senza dover uscire. E niente, quindi questo era quanto per la spesa. Come vi dicevo, stiamo comprando principalmente frutta e verdura, perché in realtà
siamo pieni di cose che si conservano nel tempo, tipo biscotti, fette biscottate, cereali, pane non fresco. Quindi le uniche cose che compriamo sono principalmente frutta e verdura, il pane e le cose che mangiamo più spesso, quindi quelle che avete visto, insomma. Ogni tanto capita che questa dispensa si svuoti. Non ho mai visto un centimetro libero in questo periodo, ma meglio così. E qui vabbè, abbiamo la scorta di acqua, ma la teniamo in garage, qui c'è solo quella, cioè la portiamo su un po' alla volta. E poi c'è altro cibo, le fette biscottate che sono la nostra vita, perché le mangiamo tutti i giorni, altri biscotti, il latte, mille scatolette di tonno che io proverò a non mangiare, cioè lo zucchero, il bicarbonato, la farina, non fa mancare la Nutella, la pasta, tantissima ne abbiamo. Anche il frigo è bello pieno, devo dire. E qui per esempio ci sono le cose sempre di mia mamma, quindi il burro e questo formaggio di soia. Poi ci sono gli yogurt, Kinder Paradiso, fetta al latte, altri yogurt e poi del resto è tutta frutta e verdura. E anche qui la situazione si è ripopolata. Niente, quindi questo è quanto, questa è tutta la spesa che abbiamo fatto appunto oggi con questa nuova modalità che continueremo ad utilizzare. E poi appunto spero di aver chiarito qualche vostro dubbio riguardo le mie scelte alimentari. E niente, detto questo, io spero tanto il video vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando. Vi ricordo che ci vediamo domani alle 17 con un nuovo video. Vi mando un bacio e niente, ci vediamo domani. Ciao!